Amici, buongiorno e ben ritrovati con le nostre dirette settimanali. Andiamo un attimo a vedere la ricettina di oggi. Oggi facciamo un bel dolcino, guardate qua, io l'ho già assaggiato, ecco qua l'arma del delitto. Questo dolce è un dolce fatto con un ingrediente molto speciale, perché non contiene farina, non è senza glutine, però non contiene farina, perché al posto della farina andiamo a mettere il pane raffermo. Quindi andremo a utilizzare il pane raffermo come base per una torta da colazione o da merenda. Andiamo a vedere tutti gli step e tutti gli ingredienti che ci occorrono per fare la nostra preparazione. Innanzitutto ci servono 250 grammi di pane raffermo. La cosa che dovete fare prima di andare a prepararlo è o tagliarlo, diciamo, il più finemente possibile, oppure, se avete una grattugia adeguata, ecco, tritarlo grossolanamente. Abbiamo qua il nostro pane secco, andiamo a prendere del latte con il quale far ammollare il nostro pane raffermo. La proporzione è circa mezzo litro di latte per 250 grammi di pane, quindi lo vado a versare. Devo fare in modo che si bagni tutto il mio pane senza però diventare liquido. Devo fare una sorta di pastella, quindi come facciamo sempre con tutti i liquidi, vi invito ad aggiungere il latte in maniera graduale, in modo da capire se per caso per il vostro pane ne basta un pochettino di meno. Questa qua è più o meno la consistenza che dovrete ottenere, quindi pane bagnato, che ora noi lasciamo riposare per un pochino, intanto ci occupiamo degli altri ingredienti della nostra preparazione. Adesso andiamo a fare un altro passaggio importante per il nostro dolce. Dobbiamo andare a montare le uova con lo zucchero. Allora ci occorrono 150 grammi di zucchero, potete scegliere voi se utilizzare quello bianco o quello di canna, a cui aggiungere due uova e andiamo a montare le uova. Voilà! Che cosa vado ad aggiungere? Come in tutte le torte, ci occorre una parte grassa che poi sarà quella che darà morbidezza al nostro impasto. Quindi io a queste due uova con 150 grammi di zucchero vado ad aggiungere 100 grammi di burro fuso. Se volete evitare il burro, potete anche optare per dell'olio sia extravergine che di semi, in quel caso ne bastano 80 ml. Quindi aggiungo il mio burro, chiaramente non da bollente, quindi fatelo fondere, aspettate un po'. E montato un altro minutino. Benissimo, con le fruste abbiamo finito. Vado ad aggiungere alla mia preparazione 20 grammi di cacao amaro. Quello che vi consiglio io quando aggiungete qualunque tipo di polvere al vostro impasto è quello di setacciarla prima. Quindi vi basta un colino piccolino come il mio. Questo vi eviterà di avere dei grumi poi nella preparazione finale. Vado ad aggiungere anche mezza bustina di lievito per dolci. Fatto tutto questo, prendo una spatola e faccio amalgamare tutti i miei ingredienti in ciotola, avendo sempre l'accortezza di lavorare il mio composto dal basso verso l'alto per non farlo appunto smontare. Se volete potete aggiungere anche qualche goccina di essenza di vaniglia, oppure se decidete di farla immersione bianca potreste appunto aromatizzarla alla vaniglia, alla mandorla, aggiungere dei pezzettini di frutta secca, come sempre al via con la fantasia. Quindi vado ad aggiungere il mio pane che ho ammollato nel latte e lo faccio amalgamare per bene agli altri miei ingredienti. Guardate qua come si sta arricchendo la nostra torta. E poi, siccome io voglio esagerare e fare una cosa stra golosa, vado a mettere pure una bella manciata di goccine di cioccolato, che potete anche sostituire ovviamente con del cioccolato a scaglie. Fatto ciò, siamo già pronti per andare a trasferire il nostro impasto nello stampo. Per queste quantità io vi consiglio uno stampo da 20-24 cm. Trasferisco l'impasto nella mia tortiera, ecco qua. E prima di andare in fornare faccio l'ultimo tocco che a me piace molto. Vado a prendere un pochino di zucchero di canna e lo vado a mettere in superficie, perché questo in cottura mi andrà a creare una deliziosa crosticina zuccherina che è veramente la fine del mondo. Ecco qua, vado a prendere il mio zucchero di canna e lo vado a cospargere appunto sulla superficie del dolce. Adesso non rimane che cuocerlo, la cottura è un pochino lunga, quindi io vi consiglio di fare cuocere il dolce per una cinquantina di minuti in forno statico a 180 gradi. Come sempre, per essere sicuri che la vostra torta sia cotta, vi consiglio di fare la prova dello stecchino, la classica prova della nonna. Quindi prendete uno stecchino, lo impizzate nella parte più alta della torta e, se tirandolo fuori,
fuori esce asciutto, vuol dire che la torta è pronta. Se vi esce ancora umido, vuol dire che la torta ha bisogno ancora di qualche minuto di cottura. Dopo tutto questo bell'ambaradan vi uscirà fuori una roba del genere che è fantastica. Ora ve la faccio vedere, si vedono anche i miei morsi, guardate, uno e due. Guardate la consistenza da vicino, quindi viene bella grossolana, ma la torta rimane umida, quindi è bella soffice. Immaginatela anche insieme a una bella pallina di gelato, per esempio alla vaniglia, secondo me è la fine del mondo. Ripeto, potete anche farla in versione bianca, verrà comunque ottima. Spero che la mia ricettina di oggi vi sia piaciuta, a me piacciono un sacco le ricette da riciclo, spero che siate d'accordo con me e vi assicuro che il riciclo spesso è sinonimo non di mangiare una cosa tanto per levarla dalle scatole, ma di alto godimento culinario. Quindi provateci anche voi, vi mando un bacione grande, ci vediamo la prossima settimana, vi voglio bene, ciao a tutti!